dell'incontro era chiaro. Il governo ha deciso di assumere un'iniziativa per coordinare i comuni che oggi soffrono di un'emergenza evidente in termini di smog. Non mi soffermo sull'emergenza, perché tutti sappiamo, abbiamo letto e voi avete scritto in questi giorni, della gravità della situazione, che è data principalmente da una situazione meteorologica molto difficile. Sappiamo che è l'anno più caldo della storia, sul quale sta insistendo un momento di siccità fra i più lunghi che si sono mai registrati nella storia del paese. Non è un fatto solo italiano, è un fatto ormai che riguarda tutto il pianeta, riguarda New York con temperature molto alte, riguarda l'Inghilterra che è sconvolta da alluvioni. Mi spingo fino a dire che sono i primi effetti dei cambiamenti climatici. Quello che abbiamo discusso a Parigi oggi lo possiamo incominciare a toccare con mano. Non è più una questione, come molti hanno creduto, che riguardasse solo le piccole isole del Pacifico, riguarda direttamente l'Europa e anche l'Italia. L'idea di questa mattina era mettere al tavolo tutte le regioni e tutti i sindaci delle città metropolitane per trovare una unità di comportamento, un'omogeneità di comportamento davanti ad un'emergenza, e dall'altra parte anche incominciare a ragionare su misure strutturali. Con molta chiarezza dico che oggi non siamo all'anno zero. Oggi noi abbiamo solo registrato delle manovre che in tutti questi anni dai comuni, dalle regioni e dal governo sono state fatte. Tengo molto a questo punto. La situazione in Italia in termini di emissione negli ultimi decenni è molto migliorata, sia in termini di emissione di CO2 sia in termini di particolato. Detto questo, il miglioramento che abbiamo avuto non ci deve accontentare, ci fa capire solo una cosa, che se facciamo delle cose i risultati si possono ottenere, quindi quel risultato ci deve spingere a fare ancora tanto altro. Allora, uno dei motivi di questa riunione era che cosa fare d'altro per implementare ulteriormente le manovre che comuni, regioni e Stato stanno già facendo. Prima parte, quella emergenziale. Sulla prima parte emergenziale abbiamo trovato un'unità di comportamenti. Da ora in poi, dopo 7 giorni, ci sarà il protocollo che firmeremo prevede una serie di adempimenti che i comuni possono mettere in campo. Io come governo dico devono mettere in campo. Poi è chiaro che la titolarità degli interventi resta in capo ai sindaci, quella non gliela può togliere nessuno, nel senso che la legge prevede che siano loro a dover fare queste manovre di emergenza, queste azioni di emergenza. Io come governo, lo dico con molta chiarezza, invito fortemente, auspico che i comuni mettano in campo le misure che noi oggi con l'associazione dei comuni e con le regioni abbiamo condiviso. Quali sono queste manovre? Sono l'abbassamento della temperatura di 2 gradi negli edifici pubblici e privati, la limitazione della velocità di circolazione nei centri urbani. Tutti i limiti vengono abbassati di 20 km orari, vuol dire che là dove ci sono i 50 si va ai 30, là dove ci sono i 90 si va ai 70 e così via. Accanto a questa manovra ci sarà una scontistica sui mezzi pubblici, autobus e metropolitane là dove esistono. Questa scontistica è assistita da un fondo di 12 milioni che il mio ministero mette a disposizione già a partire dal 2015.
quindi anche per gli sforzi economici che i comuni hanno già compiuto in questa prima fase di emergenza. Meno 20 km scontistica sugli autobus. In più il divieto di bruciatura di biomasse. Chiaramente questo vale solo per coloro che hanno un metodo alternativo di riscaldamento, se no chiaramente possono continuare a utilizzare la biomassa. Queste tre sono le misure che noi raccomandiamo nel caso ci siano degli sforamenti ripetuti per più di 7 giorni consecutivi. Questo per quanto riguarda le manovre di emergenza. Scusate, faccio una piccola rettifica. No, va bene, ho detto tutto, ok, scusate. Ho detto che accanto alle misure di emergenza noi abbiamo stabilito anche una serie di misure strutturali. Queste misure strutturali verranno definite, cioè sono già definite, verranno attuate attraverso un comitato di coordinamento ambientale che è nella stessa formazione in cui ci siamo riuniti questa mattina, quindi presidenti di regioni e presidenti delle città metropolitane. Questo comitato ha vari compiti: il controllo di riduzione delle emissioni degli impianti, l'incentivazione di un passaggio a un trasporto pubblico a basse emissioni rinnovando il parco mezzi. Su questo ricordo, in tema di risorse, che ci sono già previste nella legge di stabilità 250 milioni per la sostituzione dei mezzi pubblici per le regioni già immediatamente disponibili, e poi c'è la costituzione di una centrale d'acquisto presso la Cassa Depositi e Prestiti che dovrà acquistare i mezzi, stiamo parlando ferro e gomma in questo caso, per poi dare questi mezzi in leasing alle società che gestiscono il trasporto pubblico locale. Questo ci permetterà di sostituire il parco mezzi obsoleto delle società in breve termine. Una realizzazione di una rete di ricarica elettrica efficiente. C'è il fondo Kyoto finanziato per 50 milioni, quindi un fondo del mio ministero di 50 milioni che va a finanziare pubblici e privati che vogliono impiantare, per intenderci, colonnine elettriche all'interno delle città metropolitane. A questo si aggiunge anche uno stanziamento di 13 milioni previsto a fondo perduto, in questo caso previsto dal Ministero dei Trasporti. Il miglioramento delle infrastrutture del trasporto pubblico locale, misure di sostegno e sussidio finanziario per l'utenza del trasporto pubblico, quello che dicevo prima, incentivi al verde pubblico, interventi di efficientamento energetico relativi agli impianti sportivi e pubblici in favore di altri edifici dello Stato, anche qui interviene un finanziamento del Fondo Kyoto di 250 milioni per gli enti locali che vogliono rinnovare e vogliono efficientare scuole ed impianti sportivi, riduzione della somministrazione di fertilizzanti azotati in agricoltura perché anche loro contribuiscono ad aumentare il particolato, così come disposto fra l'altro dalla emananda direttiva NEC a livello europeo. Studio di nuovi possibili incentivi per la rottamazione. Qui c'è un impegno del governo e delle regioni a lavorare su un progetto che permetta entro breve tempo di arrivare ad un sistema di incentivazione per la rottamazione delle macchine più vecchie, vuole dire fino agli Euro 3 diesel. Penso che questo sia un provvedimento importante sia da un punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico per il Paese. Dicevo, alla fine le risorse programmate disponibili già in questo protocollo sono 405 milioni di euro, 35 milioni vengono dalla mobilità sostenibile, quindi dal collegato ambientale
che vanno in particolare a finanziare casa scuola, casa lavoro, car e bike sharing e il piedi bus, 50 milioni, lo ricordavo prima, per la realizzazione di reti di ricarica elettrica, 250 milioni per l'efficientamento energetico delle scuole, 70 milioni di euro per la riqualificazione degli edifici della pubblica amministrazione centrale. A tutto questo si aggiunge l'ecobonus, che voi sapete è stato reiterato nella legge di stabilità per il 2016, esteso anche ai condomini attraverso il finanziamento delle ESCO e anche all'edilizia residenziale pubblica. Ci sono altri 91 milioni in tre anni per la mobilità ciclabile e 3 milioni in tre anni per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici e a piedi. Più i 12 che ricordavo prima. Insomma, si tratta di un pacchetto che si avvicina al miliardo di euro, risorse, è vero, già in parte stanziate, che qui saranno riprogrammate proprio dal comitato che ricordavo prima. Io devo ringraziare la disponibilità che ho avuto sia dal presidente Bonaccini sia dal sindaco Fassino per il buon esito della riunione di oggi. Noi sottoscriveremo oggi pomeriggio già il protocollo che abbiamo concordato, credo che questo ci aiuti nel gestire meglio le emergenze e fare in modo, con le misure strutturali che mettiamo in campo, che queste emergenze soprattutto non abbiano a ripetersi, che questo è il vero obiettivo che vogliamo cogliere. Grazie, do la parola al sindaco Fassino, si fanno i complimenti. Diciamo. Cambiare posto? Guardate, facciamo così. No, il ministro mi pare abbia detto tutto, l'abbiamo anche ringraziato per la celerità col quale ha voluto convocare questa riunione questa mattina, questo coordinamento. Erano presenti più o meno quasi tutte le regioni e le città metropolitane, oltre alla presenza del presidente dell'ANCI Fassino. Mi pare che sia importante intanto aver stabilito che ognuno non farà più da sé, o meglio che si troveranno elementi omogeneizzati, elementi diciamo omogeneizzanti di misure che permettano che, non avendo confini l'inquinamento, si possano su territori confinanti avere scelte che diventano a questo punto, come dicevo, omogenee. Le ha già illustrate Galletti, non voglio far perdere tempo, dal tema delle misure della velocità al tema degli incentivi, al tema dei giorni superati i quali si dovrà intervenire in emergenza. È evidente che stiamo parlando appunto di misure emergenziali e questo era importante farlo a fronte di ciò che è capitato in questi giorni e in queste ore. Dall'altra parte c'è il tema però degli interventi strutturali. Io penso, e abbiamo come regioni segnalato questo elemento, peraltro condizionando la firma di oggi, come diceva bene il ministro, a una necessaria condivisione nelle prossime settimane di un fondo straordinario che venga messo, come bene si farà per la sostituzione dei mezzi pubblici, anche a tutto ciò che serve per, chiamiamola così, rottamare quelle auto più inquinanti che prima il ministro ha descritto, e dunque un fondo in aggiunta a quelli che sono già stati elencati, che dovrà avere una posta di bilancio da parte del governo certa, alla quale credo che anche le regioni dovranno poi contribuire motu proprio per quello che vorranno e potranno fare in ogni singola realtà. Incentivare alla sostituzione dei mezzi privati e dei mezzi pubblici è importante per ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera, così come il rinnovato ecobonus al 65% che il governo ha voluto protrarre, come avevamo chiesto, relativamente al tema di tutti gli interventi di ristrutturazione negli edifici per il risparmio energetico, aggiungendosi ad altre misure che qui sono state descritte, che credo servano e bene. Dopodiché è evidente che poi ognuno tocca la propria parte. Abbiamo ricordato come ad esempio quella gara del ferro aperta ai privati che in Emilia Romagna, ce lo ricordava stamattina Legambiente nell'incontro che abbiamo avuto,
che permetterà di sostituire oltre 100 treni completamente nuovi entro pochi anni, perché la qualità del servizio che ai pendolari ad esempio offri è ovviamente collegata e direttamente dipendente all'aumento di coloro che utilizzano quel trasporto rinunciando magari al mezzo privato, sono scelte poi queste che devono essere portate avanti ovviamente nell'autonomia di ognuno. Era importante oggi, e concludo però, che si definissero per le emergenze e per misure strutturali per il futuro scelte che dicano che siamo tutti quanti insieme impegnati ad andare incontro a necessità che la contemporaneità ci conviene, perché tutti quanti abbiamo bisogno di fare scelte che guardino al bene più prezioso che abbiamo, che sono, come dire, ovviamente in primo luogo i nostri figli, i nostri nipoti, ma più in generale la nostra società, che sia sempre meno inquinata. Sindaco Fassino, devi venire qua. Bravissimo. Ah sì, siamo al gioco delle tre carte. Basterebbe avere un tavolo col carrello. La prossima volta ci noteremo anche. Allora, elettrico però. Elettrico. Allora, aggiungo pochissime parole. Ringrazio il Ministro Galletti per aver convocato questa riunione, che rappresenta una novità. Non è la prima volta che siamo di fronte alla necessità di prendere provvedimenti di emergenza per ciò che riguarda i livelli di inquinamento o di emissioni di CO2 o di polvere sottili. Pensiamo come tante volte si è ricorso a provvedimenti in questa o quella città di targhe alterne, di divieto della circolazione o altre cose. È la prima volta che su questi temi si mette in campo una regia nazionale. Io credo che questo sia il dato importante. La riunione è importante per questo. Rappresenta un salto di qualità nell'affrontare questi temi, non delegando questi temi semplicemente alle scelte di ogni autorità locale, ma mettendo in campo una regia di carattere nazionale che, sulla base di una condivisione tra governo, regioni e comuni, cerchi di adottare politiche omogenee e quindi, per questa via, aumentare anche l'efficienza dei provvedimenti che assumiamo. Credo che questa novità, e cioè la costruzione di una regia nazionale che poi si sostanzia nei provvedimenti che il Ministro ha riassunto e che voi avete tutti nel documento cartaceo che vi è stato consegnato e quindi che io non ripeto, sia questo passaggio a una regia nazionale sia possibile oggi per due ragioni. La prima, come ha già ricordato il Ministro, nell'affrontare questi temi noi non partiamo oggi da zero. E lo dico a nome dei sindaci italiani, perché tutti i comuni e tutte le città, soprattutto le grandi città metropolitane, negli ultimi anni hanno già messo in campo una serie di misure, di provvedimenti per ridurre le emissioni di CO2, ridurre le emissioni di polveri sottili e garantire quindi una politica ambientale ispirata da valori e obiettivi ecologici. Faccio solo un esempio, ognuno parla per le cose che sa. La città di Torino è già oggi al 22% in meno di emissioni di CO2 quando l'Unione Europea stabilisce l'obiettivo del 20% di riduzione per il 2020. E andando avanti in questo modo, la città di Torino nel 2020 sarà al 30% in meno di riduzione delle emissioni di CO2. Parlo della città che sono sindaco, che lo conosco, ma posso dire come presidente dell'ANCI che in tutte le grandi città si sono assunte in questi anni politiche che hanno già cominciato a produrre. Tanto è vero che se si comparano anche gli indici rilevati dalle stazioni di monitoraggio in questi giorni nelle varie città con gli indici di qualche anno fa, in ogni città si vede la differenza. In ogni città già c'è stato in questi anni una strategia di intervento che ha consentito di ridurre emissioni di CO2 e ridurre emissioni di polveri sottili. Detto questo, siamo di fronte ovviamente ad un problema che però non è esaurito, sia per la criticità del momento, sia perché strutturalmente occorre consolidare le politiche e i provvedimenti che sono stati fin qui assunti, di qui la importanza del passaggio di oggi. Si passa dalla somma di provvedimenti di ogni singola città alla
costruzione di una strategia nazionale, di una regia nazionale che renda omogenei gli interventi e ne accresca l'efficacia. Fermo restando naturalmente, perché questo la legge prevede, e poi la titolarità dei provvedimenti non può che essere in capo ai sindaci e ai comuni, però l'avere una regia consente di condividere delle decisioni, degli obiettivi, delle linee di indirizzo su cui ogni comune può in modo più organico collocare le proprie scelte. Ovviamente questo significa, ho finito, che la riunione di questa mattina, come ha già detto il Ministro, non è un unicum, non è un fatto a sé stante, proprio perché l'avvio di una regia dà luogo, questa riunione, a un coordinamento permanente tra governo, regioni e comuni che da un lato segue e monitori l'evoluzione e al tempo stesso gestisca con un'azione condivisa le varie misure che sono state messe in campo, sia quelle di emergenza sia i provvedimenti più strutturali che richiedono appunto una azione costante e comune per la loro implementazione e la loro gestione. Quanto alle misure, il Ministro ha già detto, avete tutta la documentazione, credo che diciamo abbiamo fatto un significativo passo in avanti nella costruzione di una strategia che non solo intervenga sull'emergenza di questi giorni, ma ha l'obiettivo soprattutto di mettere in campo una serie di provvedimenti di natura strutturale che incidano strutturalmente quindi nella qualità ambientale del nostro Paese. Grazie.